A Carrara Fiere, secondo weekend all'insegna dell'arte, della cucina e delle tradizioni orientali. Prosegue il Festival dell'Oriente, il luogo ideale per conoscere meglio la cultura del Giappone, della Mongolia, dell'Indonesia, del Tibet e di tanti altri affascinanti paesi. Sono circa 40.000 i metri interessati dalla fiera, che mancava da Carrara dal 2019 e che nell'ultima edizione ha toccato le 90.000 presenze. Ci sono 4 padiglioni aperti dalle 10 alle 20.30 con corsi gratuiti come quello di calligrafia giapponese o di campane tibetane, attività come la cerimonia del tè o il bagno di gong, spettacoli, workshop, esperienze di meditazione. Nel padiglione dedicato alla lotta, dove sui ring e sui tatami si svolgono i campionati mondiali di MMA e arti marziali, è stata creata una grande area street food, dove gustare specialità tipiche per tutti i gusti. Per chi ha voglia di relax, c'è il padiglione dedicato al benessere e alla salute, con possibilità di conoscere e provare terapie olistiche, yoga, meditazione, massaggi thailandesi. Tra i tanti appuntamenti del weekend, conferenze su riflessologia, cultura coreana e ayurveda, letture, astrologia e cristalli, yoga della risata e esibizioni di danza del ventre, danza balinese e danza Bollywood. Da non perdere nel padiglione E la ricostruzione del villaggio giapponese, il giardino Zen e le mostre di bonsai, katane, samurai e kimoni, che si possono anche indossare per la fotografia di rito, per un'immersione a 360 gradi nella cultura nipponica.